Uno spettacolo musicale con musiche di Aurelio Scotto, musiche originali, con in scena Antonella Franceschini e Gabriele Duma, attori narratori, con Mariano Guz e Egle Sciarappa, attori ma soprattutto maghi e giocolieri. Una sorta di cunto nuovo e divertito che ci ha fatto scoprire nelle pagine dell'Ariosto strani echi di vicende come ad esempio un naufragio a Lampedusa, Lipadusa, come un guerriero medio orientale che da solo mette a ferro e fuoco Parigi, insomma un divertimento ironico che però racconta anche della tragedia di due culture che non riescono a parlarsi da millenni, e sperando poi di arrivare al matrimonio finale che darà nuova stirpe e nuovo vigore alla cultura italiana. L'Istituto Beni Culturali aderisce alle iniziative promosse per i 500 anni della pubblicazione e della prima edizione dell'Orlando Furioso con lo spettacolo Audaci Imprese. Questo spettacolo viene portato in 7 luoghi significativi dell'Emilia Romagna, sono musei, biblioteche e teatri. 3 sono particolarmente significativi per la biografia dell'Ariosto, quindi saremo a Reggio Emilia, da dove parte la rassegna, il 22 ottobre, poi a Ferrara e quindi anche a Canossa, non nella Rocca ma al ex Teatro Sociale. Quindi ci saranno anche Piacenza, Ravenna, Forlì e Modena.